Maria Vittoria Di Giuli, lei purtroppo è stata colpita da un lutto questa notte, ieri mattina anzi, e purtroppo è morta sua madre dopo una lunga malattia, purtroppo per un male incurabile. E sua madre è ricoverata qui, in questa struttura che è l'hospice. Che è l'hospice qui in Viale Trento. Ecco, e prima di morire, sua madre, Anna Passeri, giusto? Sì. Le ha espresso un desiderio, o due. Sì, due, ecco. Desideri. Dica. La volontà di mia madre era quella di non volere persone diverse da quelle che durante i 5 mesi di malattia ha avuto vicino, cioè i suoi familiari più stretti, e quella che mi ha chiesto proprio 3 giorni prima di morire, che era quella che quando sarebbe morta, fino a quando il coperchio della cassa non gli sarebbe stato sigillato sopra, io dovevo essere stata lì, restare lì vicino a lei, accanto a lei. È stata una cosa che mi ha fatto promettere e è stata una cosa alla quale io ho detto sì, te lo prometto. Quindi ha promesso a sua madre che sarebbe stata con lei fin quando la cassa non sarebbe stata sigillata. La cassa non sarebbe stata sigillata. Allora, purtroppo questa cosa non è potuta accadere. No. Lei sarebbe stata disposta addirittura a farsi arrestare per esaudire questo desiderio, questo ultimo desiderio di sua madre, sì. Purtroppo non è riuscita. No. Diciamo pure che non è stata arrestata, ecco, sta parlando qui con me. Sì. Ci spieghi che cosa è accaduto però ieri sera? Quindi. Sì, è accaduto che praticamente mia madre è venuta a mancare ieri mattina alle 6 e dopo le 2 ore insomma trascorse sulla camera dove era ricoverata. Era ricoverata, è scesa alla camera mortuaria, dove, premetto, fortunatamente non c'era nessun'altra persona deceduta, c'era solo lei. Soltanto sua madre, sì? Sì. E niente, prassi normale, tutto normale, tutto quello che si fa quando viene a mancare una persona, il dolore e tutto quanto. Quando arriviamo praticamente all'orario di sera, all'orario che è, io vengo a sapere che non posso stare vicino a mia madre perché chiude alle 9:30 la camera mortuaria. Chiedo con molta educazione, con molto senso d'umanità, la volontà di mia madre, la volontà che ho promesso a mia madre, che sarei restata lì vicino alla cassa senza fare assolutissimamente niente, restando solo lì ferma, ma mi dicono che non è possibile, che non è possibile, che non è possibile. Che lei deve lasciare quella stanza? Io lasciare quella stanza. Io, come prima detto lei, ero disposta a farmi arrestare perché io ho una promessa fatta, io non prometto, ma se le promesse le faccio le mantengo, è una promessa fatta a mia madre, specialmente 3 giorni prima di morire ero disposta a fare tutto. A fare tutto. Tutto. Quanto è vero che non mi sono spostata da lì, nonostante che sono intervenuti i carabinieri, perché mi hanno chiamato i carabinieri, perché io dalla seggiola vicino alla cassa di mia madre non mi volevo spostare, mi hanno chiamato i carabinieri. Sono intervenuti persone, per carità, fantastiche, bravissime, hanno capito con il massimo rispetto, hanno capito il momento, sì, il dolore, il momento, e hanno anche cercato in qualche modo di convincere, tra virgolette, i responsabili della struttura, che, anche se c'era una legge, però in un momento del genere, soprattutto dove non c'era nessun altro morto, più che legge diciamo una regola, sì, una regola interna, un regolamento, perché non è una legge, sì, una regola interna dell'hospice, hanno cercato in tutti i modi di provare, però sia la caposala che il responsabile dell'hospice sono stati irremovibili, diciamo a livello di umanità assolutissimamente zero. Diciamo, scusi, la interrompo perché invece lei mi aveva detto che durante i mesi di malattia persone fantastiche, durante i mesi di malattia persone, fino a quando mia madre è stata, diciamo, discretamente, sono state delle persone che non si può dire niente, né al centro come al centro né niente. Quindi lei non critica il funzionamento dell'hospice? No, assolutamente, non credo di quel funzionamento dell'hospice, perché l'hospice è un centro, diciamo, dove il malato terminale, anche se non sta a casa sua, però sta come fosse a casa sua. A casa sua. Sì. Anche il personale, un personale degno di essere qua dentro, ma va bene, le eccezioni non fanno la regola.
Però, però questa cosa a lei non è andata questa giù. Questa cosa non mi è andata giù. No. Perché dopo 5 mesi del ricovero di mia madre, 2 fatti in ospedale e 3 fatti qui, ormai era diventato un rapporto proprio familiare. Ci parlavamo per ci chiamavamo certo, per tutti nome, i giorni. Abbiamo dormito qui giorno e notte, abbiamo vissuto i momenti migliori, i momenti peggiori, abbiamo vissuto l'ultimo periodo proprio di strazio totale di mamma. Abbiamo vissuto tutto. E sinceramente il sentirmi negare l'ultimo desiderio che voleva mamma è stata la cosa più disumana che potessi aver. Senta, signora Di Giuli, quindi non le è stato consentito di stare vicino a sua madre? No, come? Non mi è stato consentito di stare vicino a mia madre, nonostante che avevo detto che avrei fatto un foglio, sottoscritto un foglio, dove io mi sarei assunta le responsabilità di qualsiasi cosa sia successa, ma mi hanno detto di no. Io dico, anche a livello umanitario, no? Anche a una persona che praticamente gli viene fatta la pena di morte, gli si domanda qual è l'ultimo desiderio e gli si concede. Mia madre mi aveva chiesto di stare una notte con lei, l'ultima notte, anche l'ultima notte che l'avrei vista, perché messo quel coperchio non la vedi più. Mi aveva chiesto solo quella notte di stare lì con lei. E invece mi è stato negato. Se mia madre fosse morta a casa, la veglia, che si poteva essere fatta, no? Io potevo essere stata con lei fino alla fine. Perché in un ente dove ti trattano come se fossi a casa tua, non ti permettono di stare vicino alla persona che ormai si è spenta? Cioè io mi domando perché? Cioè come me, magari ci sono altre persone, certo. Solamente che io, essendo abituata nel mondo della politica, essendo abituata in un mondo diverso, ho la faccia di venire a dirle certe cose, magari altre persone se le tengono dentro, perché davanti a un dolore del genere non è facile parlare. Certo. Però è una cosa disumana. Allora, disumana. Com'è finita la è storia? È finita semplicemente così, che... Sono arrivati i carabinieri, le hanno detto che se lei non fosse uscita dalla stanza sarebbe stata denunciata. Sì. Quando è vero io ho detto che non uscivo, hanno preso i miei documenti, io ero disposta a prendere la denuncia, gli ho detto basta e mi lasciate in pace, domani mattina vengo, facciamo la denuncia, mi arrestate, fate quello che volete, mo lasciatemi in pace con mia madre. Sì. Quando che invece mi sento dire che mi viene dentro un parente e mi dice che praticamente stanno prendendo i documenti di a tutti quanti. Di tutti i familiari. Di tutti i familiari che stavano lì perché li vogliono sentire come testimoni. Come testimoni. Questo mi ha creato un po' di fastidio, ma non perché non erano disposti, perché tutti hanno dato i documenti. Però logicamente a mettere ci andavano mezzo, di mezzo altre persone. Quanti, penso che la volontà di mamma non sia stata questa. Sì. Allora ho cercato di fare meno danni possibili con il maresciallo, una persona, ripeto, squisita e gentilissima, ci siamo accordati che praticamente mi avrebbero chiusa la stanza dove stava dentro mamma a chiave e io avrei dormito sul corridoio. Ma il corridoio non è che sta dalla stanza di mia madre 10-15 metri. È attaccato. Attaccato. Io ho dormito praticamente con una poltrona, diciamo, con una seggiola. Sul corridoio. Sul corridoio che praticamente il muro... Adiacente alla stanza. Era adiacente alla stanza di mia madre. Il senso. Il senso di questa cosa qual è stato? Cioè la cattiveria di questa cosa qual è stata? Perché questa può essere una cattiveria, no? Se io non potevo stare dentro... Non potevo stare nemmeno lì, perché comunque sì, era lo stesso ambiente. Allora, perché? Perché io dico, su una struttura pubblica che ti permette di stare vicino al malato fino alla fine, tu alla fine veramente, quando che il malato è finito, veramente, si è spento, tu non mi dai la possibilità di stare lì, di restare lì. Perché non mi dai questa possibilità? Io, cioè,
è una cosa che non riesco a comprendere, è una cosa che non capirò mai. Cioè, se una persona muore a casa, gli si fa la veglia. Io mi prendevo le responsabilità, mi facevo mettere pure in galera, l'importante è che mi lasciavano vicino a mia madre. Io adesso questo desiderio è mia madre che non ho potuto rispettare, perché non l'ho potuto rispettare, non per mia volontà, ma per volontà di altri che non ho potuto rispettare. Io adesso, la mia vita, che è quella che da adesso che andrà avanti, come la vivo? Quali saranno le conseguenze di quello che mi comporta non aver potuto rispettare l'ultimo desiderio di mia madre? Chi mi garantisce quello che succederà, quello che accadrà? Perché io, per mia madre, se fosse stato possibile tenerla in vita, gli avrei dato anche il cuore. Dunque, chi mi garantisce quello che adesso mi succede? Quando vado a dormire la sera, chi me lo garantisce? Grazie signora Di Giulio.